stiamo facendo qualcosa in tempo record, cioè registrare quattro puntate in, lo sai, insomma, io sono in una fase della vita dove non mi preoccupo più, ormai sono anni, grazie a Dio non mi preoccupo più degli ascolti, ma soltanto di poter fare qualcosa di divertente, che mi piaccia, che possa entusiasmare il pubblico. E come sempre, la cosa più difficile oggi come oggi, cercare di mettere nello stesso momento di fronte alla TV il maggior numero dei componenti della famiglia, perché la cosa difficile è riuscire nello stesso momento a catturare l'attenzione della nonna, del nipote, del babbo, della mamma, dello zio, della zia. Cioè i sapori sono talmente diversi, e le opportunità di seguire nello stesso momento da casa, ognuno può scegliere quello che vuole in qualunque momento. Ecco, la difficoltà è quella di tenere un numero abbastanza alto se il maggior numero dei componenti in quello stesso momento sta guardando la televisione. Quindi la sfida non è trovare un sapore, trovare un format che possa funzionare, che possa avere dei meccanismi accattivanti, che possa incuriosire e che possa avere un sapore che possa piacere al maggior numero dei componenti della famiglia. Delle volte ci si riesce, delle volte no. Non è più come un tempo che mettevi degli ingredienti forti, shakeravi e il risultato era garantito. Ora non basta questo, ma è un'alchimia particolare, un sapore particolare che è più difficile da tirar fuori, proprio perché ogni sera ciascuno di noi è passato da vedere che cosa c'è stasera in TV, quindi da un palinsesto che accettavi passivamente a un palinsesto invece che ti fai personalmente, perché qualunque sera uno può scegliere una partita di calcio, un film, un concerto, un thriller, insomma ognuno si fa il proprio palinsesto. Speriamo che la maggior parte, una buona fetta della famiglia, venerdì sera sia attratta dal sapore di The Band. Parto io? Beh, allora questa quinta puntata è in fase embrionale, quindi la stiamo creando. Io credo che comunque ci siano tutti gli elementi, quindi ospiti esterni non penso che ci saranno. C'è talmente tanta ricchezza con quello che faranno le band, il loro inedito, i tutor stessi magari potranno interagire con loro, quindi ogni puntata è bella ricca, non credo abbia bisogno di elementi esterni e di sorprese, però magari costruendola vedremo di inventare qualcosa di particolare. Se posso dire, visto che la butto là, visto che Montecatini è abbastanza vicino a una città che a me è particolarmente cara, che è Firenze, e c'è un bel palazzetto a Firenze che si chiama Mandela Forum, tra l'altro dedicato a Mandela, e peraltro questo palazzetto è stato per tanto tempo, fino a pochi mesi fa, il luogo dove tantissimi fiorentini, tantissimi toscani si sono vaccinati, sarebbe bello farlo lì e anche invitare ospiti tutte le persone, tutti i volontari, tutti i medici, tutti gli infermieri che si sono dati da fare, hanno dato tanto del loro tempo per vaccinare gli italiani, quindi potrebbe essere anche un'occasione per ringraziarli ufficialmente.